Grazie, un saluto a tutti. In questo periodo siamo tutti molto impegnati, ma in particolare questa settimana nella nostra direzione generale, nel nostro assessorato, lo siamo in maniera ancora più intensa perché è un po' la settimana della sostenibilità. Domani si apre il primo forum regionale sullo sviluppo sostenibile che occuperà i 3 giorni successivi, quindi giovedì, venerdì e sabato, ma siamo anche coinvolti in una serie di eventi preparatori, tra cui questo, e quindi vengo subito a condividere con voi alcune considerazioni introduttive di questo pre-forum dello sviluppo sostenibile dedicato agli stati generali della natura, al tema della biodiversità per la sostenibilità e quindi anche al racconto delle esperienze del progetto Life Integrato Gestire 2020. Parto subito da una constatazione. Io ho qui dietro di me gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Obiettivo 15, vita sulla Terra, richiama all'interno di un percorso verso lo sviluppo sostenibile la rilevanza fondamentale della tutela della biosfera. E lo fa articolandosi poi nei vari sottoobiettivi, target, eccetera. Lo fa però sostanzialmente con una considerazione di cui troppo spesso ci dimentichiamo, che la biosfera, la natura, viene prima della società e viene prima dell'economia, perché nell'universo ci sono miliardi di stelle e di pianeti, ma non è che tutti abbiano le condizioni favorevoli perché si sviluppi la vita come la conosciamo. E questo fondamentale rilievo strutturale che ha la tutela della natura e della biodiversità, la qualità della biosfera in cui viviamo, per la vita in tutti i suoi aspetti, per la vita come la conosciamo, quindi anche in tutte le sue interrelazioni, nella dimensione economica, nella dimensione sociale, nella dimensione culturale, troppo spesso ce la dimentichiamo. Siamo abituati a dare per scontato che sia così, come se questo fosse un bene da considerare come un prerequisito inalterabile, immodificabile, sempre a disposizione. Credo che gli eventi a cui stiamo assistendo, i fenomeni come il cambiamento climatico, eccetera, rendano sempre più chiaro che così non è, che occorre un lavoro per tutelare la biosfera e in particolare per tutelare la biodiversità. E allora parto subito da quella che è, dal mio punto di vista, la considerazione più importante. Bisogna aumentare la consapevolezza, la diffusione della consapevolezza della rilevanza di questo tema. Lo dico perché, ripetuto tante volte anche ai miei collaboratori, che a me sembra che troppo spesso chi si occupa di questi argomenti viva un po' in una sorta di dimensione autoreferenziale, un po' come una cerchia di iniziati che, come dire, approfondisce questi argomenti, ma non favorisce il fa non sempre favorisce il fatto che cresca una consapevolezza generale. Se facciamo un paragone tra il tema della tutela della biodiversità e quello del cambiamento climatico, la prima grande differenza che balza all'occhio è che mentre sono entrambe due questioni decisive per il futuro del nostro pianeta, della nostra convivenza, dell'umanità, sul cambiamento climatico è cresciuta una consapevolezza generale che invece sulla tutela della biodiversità è ancora di là da venire, almeno come fenomeno, diciamo, generale di massa. E su questo dobbiamo interrogarci tutti. Perché è così? Non certo perché la biodiversità è un tema insignificante, anzi, nel rapporto che è stato preparato in occasione del G7 dei ministri dell'ambiente a maggio dell'anno scorso, sono stati quantificati dall'OCSE, i benefici dei servizi ecosistemici e i numeri sono impressionanti. I benefici forniti dai servizi ecosistemici a livello globale sono stimati fra i 125 e i 140 trilioni di dollari l'anno, cioè una volta e mezzo il PIL mondiale. Ma non si può certo dire che una cosa che vale una volta e mezzo il PIL mondiale sia insignificante. Quando io ho visto questi dati per la prima volta in un approfondimento che abbiamo fatto alcuni mesi fa sul tema della biodiversità, mi sono anche io reso conto, molto più di quanto non mi fossi reso conto prima, della dimensione del fenomeno. Così come è impressionante il valore
attribuito alla perdita subita negli ultimi 3 anni solo a causa del cambio di uso del suolo, che è tra i 4 e i 20 trilioni di dollari l'anno, anche se fossero 4, sarebbe certamente un numero con cui dobbiamo fare i conti. Oppure semplicemente il valore economico dei prodotti che dipendono dall'impollinazione degli insetti. Anche qui parliamo di qualcosa che sta fra i 250 e i 500 miliardi di dollari. Biodiversità, che pure sta galoppando, non è ancora diventata un elemento di azione come dovrebbe essere. È vero che la Commissione europea ha messo questo fra i temi del Green Deal, ma siamo sicuri che la riduzione, la frammentazione delle aree disponibili per le specie animali e vegetali, la crescita delle specie alloctone, invasive, sia vegetali che animali, il consumo delle risorse naturali, no? C'è questo calcolo del Earth Overshooting Day che ogni anno viene fatto per vedere quando esauriamo le risorse che la Terra è in grado naturalmente di rigenerare. Ora si può discutere sulla metodologia, però è evidente che se arriviamo a maggio esaurendo le risorse che dovrebbero durare per tutto l'anno, c'è qualcosa che non funziona. Su tutto questo, la domanda che dobbiamo farci in un'occasione come questa è non solo come possiamo approfondire le questioni specifiche che poi affronterete nel corso della discussione, quindi con esempi come le garzaie di Lombardia, il gambero di Fiume, tutte cose importantissime, ma dobbiamo anche domandarci, lo dico da chi ha la responsabilità politica di questo. Come facciamo a far crescere, a diffondere una consapevolezza che aiuti tutti, singolarmente, cittadini, famiglie, imprese, sistema economico-sociale, dimensione culturale, a cogliere l'importanza di questo tema? E purtroppo i vertici delle Nazioni Unite non bastano, c'è stato anche lo scorso 28 settembre, l'ultimo, si è tenuto in modo virtuale come questo nostro incontro in cui è stato approvato un impegno dei leader a favore della natura, tutte cose preziosissime, ma evidentemente non sufficienti. Io vorrei che anche da un'occasione come quella di oggi uscisse una riflessione su questo aspetto, in qualche maniera rompendo anche un po' questo cerchio magico, iniziatico che io vedo spesso in chi si occupa di questi temi, ma che non devono essere temi per addetti ai lavori. Così come ci siamo resi conto col tempo che l'ambiente è il nuovo driver dello sviluppo e sarà possibile uno sviluppo solo se va nella direzione della sostenibilità, così dobbiamo capire che la tutela della biodiversità, la tutela della natura è fondamentalmente alla base della salute umana, del benessere e della prosperità. Quindi non è un tema accessorio per alcuni, è un tema per tutti. E da questo punto di vista ci aiuta la pandemia, paradossalmente. La pandemia è un dramma globale, ma come sempre, generando una crisi profonda, pone un fattore di rottura e chiama un cambiamento. Ed è evidente che la pandemia è anche frutto di un rapporto con la natura non più equilibrato, perché se il virus passa dai pipistrelli all'uomo, in luoghi come il mercato di Wuhan, poiché sia naturale o artificiale, poco cambia, cioè se c'è un rapporto con la natura che consente queste cose, vuol dire che c'è un rapporto con la natura che va rivisitato, perché questo non va bene. Allora, le politiche regionali, e chiudo il mio breve intervento negli ultimi minuti a disposizione, con un richiamo alle politiche regionali. Le politiche regionali che stiamo cercando di mettere in campo, che vanno nella direzione della sostenibilità, dell'Agenda 2030, eccetera, quindi nella direzione dell'economia circolare, della transizione energetica, delle politiche per mitigare e adattarci al cambiamento climatico, ma entrando nel tema di quest'oggi, vanno nella direzione di ridurre gli impatti delle specie esotiche invasive, di tutelare la biodiversità come elemento trasversale alle politiche regionali. Non è solo un tema ambientale, la biodiversità riguarda l'agricoltura, riguarda le attività produttive, il modello di sviluppo, riguarda il turismo, riguarda la sanità, eccetera, eccetera. Tutto questo ha senso e sarà forte nei suoi effetti quando
quanto più sarà recepito dai cittadini come un tema decisivo. E su questo dobbiamo lavorare tutti. E questo sarà anche la condizione per mobilitare le risorse finanziarie. Guardate, la finanza è sempre un anticipatore dei fenomeni futuri. Oggi tutti i fondi di investimento stanno andando sulle tecnologie green perché si sono resi conto che questo è un percorso inesorabile. Verranno anche sugli investimenti per la tutela dei servizi ecosistemici? Ecco, non lo so, qualche segnale sicuramente c'è, ma c'è un lavoro da fare per attrarre e mobilitare tutte le risorse pubbliche, private, massimizzare l'efficacia degli interventi, che a mio parere presuppone a monte questa crescita di consapevolezza. E da questo punto di vista il senso di vulnerabilità che è stato introdotto dalla pandemia, potrebbe favorire un ritrovato impegno nei confronti del mondo e della natura. Ecco. E questo come un elemento determinante, una parola desueta, ma che dobbiamo recuperare un po' tutti nel suo significato profondo, che è il bene comune. Oggi è sempre più evidente che parlare di bene comune, ignorando la dimensione delle risorse naturali, rischia di essere una strazia. Questo ci ha aiutato anche Papa Francesco qualche anno fa con la Laudato Si, che certamente favorisce una riflessione generale su questi temi. Dobbiamo farlo anche noi, come dire, accompagnando allo sforzo di approfondimento dei temi specifici, la crescita della consapevolezza di tutti. E da questo punto di vista anche gli strumenti finanziari come il Recovery Fund, i fondi del Green Deal europeo, ma anche i fondi della legge 9 di questo piano Lombardia, dovranno essere indirizzati verso azioni di infrastrutturazione verde, di rafforzamento delle connessioni ecologiche e così via. Ecco, in Lombardia ci siamo dati uno strumento che è il PAF, il Prioritized Action Framework per Natura 2000 in Lombardia, con un quadro finanziario dal 2021 al 2027, che è il riferimento di questo lavoro. Quindi ci saranno anche le risorse, vediamo di favorire un uso intelligente e prospettico di questa opportunità. Grazie e buon lavoro a tutti.